Ton 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 ton. Salve a tutti, o nostri affezionatissimi e cari amici. E benvenuti a questa nuova puntata di In Segrezzo Random. Quello. E niente, cominciamo. Numero 117, no? Sì, 117. Sì, sto cercando un segreto bello zozzo. Intanto. Eccola qua. Oh. Questa la chiamiamo Valentina. La chiamiamo Valentina. Valentine. Di 21 anni, sempre di Molfetta. Quando sono sola a casa mi alleno a gemere. A gemere. Davanti allo specchio guardo che faccia ho mentre godo e cerco di fare espressioni meno ridicole possibili. Quando faccio ses asterisco o. Perché sesso sì, per una lettera. Notoriamente sesso è come ma porno. Ma credo che glielo censuri proprio il sito. No, ma notoriamente sesso come una parolaccia. Come porno, capito? Cioè, infatti, infatti sulla carta d'identità ti insultano perché c'è scritto nome, cognome, sesso ed età. Quindi chiaramente ti insulta asterisco. La carta d'identità. ok. Cattiva. Così quando faccio la parola che non si può dire innominabile sono più sicura di apparire no perché però se non puoi dire sesso non puoi dire neanche sensuale sì. Non so se sono l'unica a fare una cosa simile no però sei l'unica a censurare la parola sesso te l'assicuro no non è l'unica stessa. Comunque guarda facciamo così. Noi ti mandiamo Carlo. Così. Quello di giù però. No, ma tu non serve che sta davanti allo specchio. Io ti mando Carlo. Lui è tipo un giudice di... Ma lo specchio ce l'abbiamo qui. Lui è più un giudice di tipo Tussi che Vales, ok? Sì. Lui si mette lì, lui ti fa gemere, poi come non te lo diciamo lo scoprirai da sola. La clessidra. Scoprirai da sola come ti fa gemere e ti giudicherà, ti dirà no guarda sì sei brava, no, per me sei fuori, per me sei dentro, però probabilmente sarà lui che sarà dentro fuori, ma ti ripeto scoprirai tu dopo, non vogliamo spoilerarti niente. Scoprirai o diciamo lui scoprirà lei e lei scoprirà insomma. Lui. Non ti spoileriamo niente, non vogliamo rovinarti la sorpresa. Comunque, andiamo avanti. Andiamo avanti. Questa mi piace. Allora, vado io. Gesualdo di 25 anni. Ok. È una fantasia. Gesualdo, avrei la perversione sessuale di provare una cosa a tre con la fidanzata, ma non vuole. Allora, Gesualdo. La fidanzata tua? Tuo amico? Gesualdo, aspetta, mi avvicino. Allora, guarda me, Gesualdo. Non guardare loro, guarda me. Allora, io ho 43 anni. Tu quant'è che ne hai lui? 25. Hai 25 anni, io 43. Ho quasi il doppio dei tuoi anni. Allora, Gesualdo, perversione sessuale è quando tu hai qualcosa di perverso, tipo... Ti piace leccare il buco del culo dei cani o ti piace mangiarti lo sporco delle unghie dei piedi, qualcosa, quelle sono le perversioni sessuali, ok? No. Quella che hai tu è semplicemente una curiosità sessuale, cioè mi piacerebbe farlo in tre, ma non è una perversione, capito? Cioè usiamo quella cosa che si chiama italiano in maniera corretta, ok? Adesso continuiamo. Leggi questa, uomo di 24 anni. Aspetta, comunque... No, questo è... Gesualdo, facciamo così. Per non far ingelosire la tua ragazza, senti a me.
Sai cosa facciamo noi? Gli mandiamo noi Carlo sotto la nostra responsabilità, così sì. Puoi dire è colpa dei youtuber, se io non volevo è arrivato lui. Così siete in tre, cioè, tu, Carlo e la tua ragazza, siete tu, comunque Carlo, in tre, quindi tu, Carlo, la tua perversione sessuale l'hai appagata, sì. Carlo appagherà le sue e, insomma, sarete tutti e la tua ragazza non sarà costretta a fare, ma magari guarderà la cosa e imparerà. Quindi saremo tutti felici. Già. Ciao. Allora, 24 anni. Giampaolo, nome a caso, Giampaolo, che dice, sempre di moffetta, tutti quanti. Ho mollato la mia ragazza da poco dicendo che ero stufo. Perché? Il segreto? Ah no, non il segreto, il segreto. Il segreto. Col punto esclamativo. Forse volevi dire il segreto. Punto interrogativo. E non me la riusci... E che non me la... E congiunzione, ma lui voleva dire è. Che non il segreto me la... è. Che non me la riuscivo a spazzare come volevo. In che senso? C'è, senza apostrofe al centro, ce l'aveva, c'è. Spazio, L, spazio aveva, troppo stretta, le facevo perdere troppo sangue. Madonna, che è? Sangue è. Ah, forse vuole dire emoglobina. Comunque, quindi è bravo, lei, detto, per non però è che c'ha il coltello. Per non devastare lei, giustamente. Lui dice, la lascia. Ma tagliarti il... No, non c'è pensato a fartelo rimpicciolino. Comunque, non importa. No, Carlo, noi gli facciamo spendere troppi chilometri. Dai, questo qua non possiamo stare. Andiamo oltre. No, quello successivo no, perché è un po' triste, diciamo. Ne facciamo un ultimo, poi chiudiamo. Chiudiamo in bellezza, dai, con l'ultimo. Strong. Che schifo! Vediamolo. 30 anni, uomo. Come lo chiamiamo? Enrico. Enrico. Enrico Pasquale Pratico. Eh. 5 minuti fa sono andato in bagno a fare la seconda. Per sbaglio mi sono pulito con la manica del pigiama. Un pigiamone un po' abbondante. Che schifo. Col pigiama. Non è riuscito neanche a farmi tossire, vedete conto. Anche la tosse si era fermata. Ragazzi, chiudiamo la puntata, dai. Non ce lo dico, cosa vuoi commentare a questo? Vabbè, ragazzi, ricordatevi sempre, vedi qua, consigliatemi un bel film, come che si quando dico? Ricordatevi sempre se qualcuno che se Carlo vi chiede se siete un dio, voi gli dovete dire sì. Ciao. 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 E ragazzi, su In Segreto scrivete robe e non consigliatemi un film. Non ste cazzate, cioè non è Facebook In Segreto, no. Quello è il bello. Cioè In Segreto non è Facebook. Non dovete scrivere oggi mi sono svegliato col duro. Sì, ok, bravo per te, ma non me ne frega una minchia. Un anno c'era. Sì, è vero. Comunque, ciao. Ciao.